fino al 70% sui prezzi outlet. Non perdere gli ultimi giorni di saldi a MacArthur Glen Castelromano Designer Outlet. Regalati una giornata di shopping all'aperto e approfitta di saldi irresistibili in oltre 150 negozi delle migliori firme. Aperti tutti i giorni fino alle 21, anche con comodo servizio navetta. Scopri di più online. Mentre parlo, l'Apple Watch registra la mia corsa sull'app allenamento. Un sensore controlla il mio battito cardiaco. Gli algoritmi contano quante calorie sto bruciando. E il GPS si collega a un satellite nello spazio per vedere quanto sono andata lontano. E l'unica cosa che devo fare è correre. Apple Watch, il futuro del benessere è qui, al tuo polso. Richiede iPhone 6S o successivo. Per la tua pubblicità su romagiallorossa.it chiama il 324-866-0622 oppure invia un'email all'indirizzo info@romagiallorossa.it. Attenzione a me, la Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. Al 22esimo, Roma in vantaggio. La frase più bella del mondo non è ti amo, la Roma in vantaggio. Il primo anno eravamo al settimo posto, erano tutti nostri amici. Il secondo anno, che abbiamo messo paura a Torino col gol annullato di Turone, hanno cominciato a guardarci storto. Noi possiamo avere tutti amici a una condizione, di ritornare al settimo o all'ottavo posto. Questa legge dell'antipatia e delle ostilità è una legge che si usa contro quello che dà noia. Ed eccoci qua, amici di RomaGiallorossa.it, ben ritrovati da parte di Marco Violi. Oggi è mercoledì 11 agosto 2021, tutti pronti per una nuova puntata di Roma Giallorossa. Tanti argomenti, ma prima vi vorrei consigliare veramente e vivamente di scaricare l'applicazione di RomaGiallorossa.it da Google Play. E non me ne pentirete, perché veramente è una cosa stupenda, meravigliosa. I nostri tecnici l'hanno resa al massimo, ci sono tutte le notizie in tempo reale, ci sono i video, ci sono i podcast, c'è la radio da ascoltare in diretta, ci sono veramente tutto quello che c'è
come trovate sul sito romagiallorossa.it, trovate anche nell'applicazione per Google Play, veramente un'applicazione fantastica, devo dire fantastica, quindi scaricatevela veramente tutti quanti. È il giorno di Dzeko all'Inter. In questo momento Dzeko sta svolgendo le visite mediche a Milano con l'Inter, è partito questa mattina intorno alle 10:30 da Roma, poi ha raggiunto Milano, ora sta facendo le visite mediche, quindi insomma Dzeko all'Inter, manca solamente l'ufficialità e poi si potrà considerare appunto un nuovo giocatore dell'Inter. Quindi su Dzeko io leggo molte cose anche sui social, sulla pagina Facebook di romagiallorossa.it, molte cose contrastanti. C'è chi ce l'ha con lui, c'è chi ce l'ha con la Roma perché l'ha ceduto. Io dico solamente una cosa, io quando un giocatore ha 35 anni e a marzo, mi pare il 17 marzo, ne farà 36, è anche l'ora di cominciare a guardare al futuro. Con tutto che Dzeko è stato e sarà il terzo cannoniere più prolifico della storia della Roma, dietro mostri sacri, dietro giocatori importantissimi, no? Quindi non siamo qui a elencarli tutti, però anche a un certo punto bisogna guardare al futuro, e Dzeko ha fatto la sua scelta, ha scelto appunto di lasciare la Roma a 35 anni, quasi 36, di prendere più soldi perché prenderà 6 milioni di euro più bonus all'Inter per 2 anni, quindi 6 milioni all'anno, quindi sono veramente tantissimi soldi, e in più la Roma si toglie innanzitutto un ingaggio molto oneroso da 7,5 milioni, e poi un giocatore ringiovanisce la rosa, perché se poi andrà su Abraham, vedremo, poi ne parleremo di Abraham, ringiovanisce l'attacco, perché con Shomurodov, con Abraham, con Zaniolo, con Eshalawi, l'attacco della Roma è veramente, non considero Pellegrini perché lo considero comunque un trequartista, l'attacco della Roma è veramente ringiovanito, è molto giovane, l'attacco del futuro, quindi la Roma ha fatto la sua scelta, quello di non opporsi a un'eventuale cessione di Dzeko. Chiaramente deve trovare il sostituto, chiaramente, come è giusto che sia, però non si è opposta alla cessione di Dzeko, alla volontà di Dzeko di andare via. Dzeko è voluto andare via perché evidentemente ha capito che gli stimoli qui a Roma non c'erano più e ha voluto cambiare aria e andare all'Inter, che comunque avrà spazio, perché non c'è più Lukaku, perché probabilmente l'Inter comprerà Correa, quindi avranno un attacco con Lautaro, Dzeko e Correa, e niente, quindi insomma hanno fatto le loro scelte, sia Dzeko che la società, e io non mi sento di attaccare né l'uno né l'altro, perché a Dzeko voglio bene dal punto di vista affettivo, perché mi ha fatto vivere dei momenti importanti da tifoso, credo che no, dopo Balbo, dopo tanti giocatori, non metto neanche mossi sacri, Pruzzo, Totti eccetera, però dopo tanti giocatori, dopo Montella, dopo Del Vecchio, io la metto al pari di questi che hanno segnato tantissimi gol per la Roma, al pari di Balbo, appunto Montella, Del Vecchio, questi giocatori qui che hanno fatto la storia della Roma, che hanno vinto con la Roma al contrario di Dzeko, che non ha mai vinto con la Roma, quindi cioè io credo che era arrivato anche il momento di dirsi addio, quindi non critico né la scelta di Dzeko, che per me è una scelta giusta, ponderata, né la scelta della Roma, che appunto ha deciso di porre fine per vari motivi economici, finanziari. Il calcio al tempo del Covid o post pandemico è molto difficile,
bisogna far quadrare i conti, non mi sento di dire che la società ha sbagliato, dipende tutto da chi sostituirà Dzeko. E se Dzeko verrà sostituito da Abraham, che è un attaccante di 23 anni del Chelsea, che ha segnato tantissimo fino all'arrivo di Tuchel, che ha fatto tantissimi gol con Lampard, l'ha lanciato Lampard, è un prodotto del settore giovanile del Chelsea, è un giocatore che ha fatto tantissimi gol due anni fa. Era molto grezzo il primo anno da titolare nel Chelsea, poi piano piano ha cominciato a diventare un giocatore decisivo, è sicuramente un giocatore di livello sia tecnico che tattico, considerando anche la sua statura che è molto alto, considerando che è longilineo, considerando che è un attaccante, un bomber d'area di rigore, che non farà magari il lavoro che fa Dzeko per la squadra, ma è un giocatore che la butta dentro, che butta il pallone in rete. Quindi io credo che veramente la Roma potrà fare il salto di qualità con Abraham. Certo, ci si aspettava un nome altisonante come poteva essere Icardi, come potevano essere altri nomi, invece arriva Abraham per una cifra record, cioè arriva, se dovesse andare tutto per il meglio, arriverà Abraham per una cifra record di 45 milioni di euro, e la Roma nella sua storia non ha mai speso 45 milioni di euro, e questi sono soldi che mettono i Friedkin, che non è che li prendono dalle cessioni, perché la Roma non ha ceduto nessuno degli esuberi fino a prova contraria, né Zonzi né Pastore, ancora neanche Florenzi, da Dzeko prenderà pochissimo, farà una piccola plusvalenza, quindi proprio roba di poco. Credo che i soldi che hanno stanziato Friedkin per il mercato è tanto. Se noi consideriamo che Shomurodov è costato più o meno 20 milioni, che Rui Patricio ne è costato 14, che Vigna ne costa 13 più bonus, e andiamo a fare i conti, sono quasi 90 milioni che la Roma, se prenderà Abraham, ripeto, ha speso per il mercato. E 90 milioni, una cifra di 90 milioni per il mercato post pandemico è veramente tanto, quando tutti stanno cedendo giocatori importanti, colonne importanti come l'Inter Lukaku, come anche altre squadre, il Milan addirittura ha perso a zero Donnarumma e Çalhanoğlu, quando vedo comunque che altre squadre si indeboliscono. Sì, uno mi può dire il Milan ha speso tanto, però andiamo a vedere alla sostanza, no, i fatti. Chi ha preso di veramente importante? L'unico nome che mi sento di dire anche avanti con l'età è Giroud, perché poi il resto non mi convince assolutamente. Quindi insomma, io credo che per quanto riguarda la Roma, il mercato della Roma, sta facendo un mercato intelligente, sta facendo un mercato in prospettiva. Probabilmente non so se riusciremo a vincere quest'anno o se riusciremo ad arrivare al quarto posto, non lo so, anche perché molto dipenderà, ripeto, dalle decisioni che faranno altre squadre, se Napoli perderà Insigne, perché ancora non ha rinnovato Insigne, e se l'Atalanta perderà Zapata, dipenderà da molte cose. Io in questo momento la squadra più forte la vedo la Juventus, vedo la Juventus come squadra più forte, lo era anche l'anno scorso, ma poi con un allenatore che sappiamo tutti non era in grado di gestire un gruppo, perché ha le prime armi, la prima chiamata importante, il primo vero ostacolo da superare non l'ha superato, perché era Pirlo, che era ancora un allenatore inesperto, ed è ancora un allenatore inesperto, tant'è bello che insomma Pirlo non è non ha trovato squadra. Quindi io credo che in questo momento vedo la Juve in pole position, poi un po' tutte le altre, il Napoli, l'Inter, l'Atalanta, e poi sicuramente queste tre, e poi a contendersi un posto Milan, Lazio e Roma, l'ultimo posto in Champions.
vedo queste squadre considerando che c'è l'Atalanta, che bisogna vedere se si confermerà, perché poi è sempre un punto interrogativo, e la Roma, se prende Abraham, fa un colpo sensazionale, perché l'attaccante del futuro io lo seguo da 2 anni, che da quando è esordito praticamente in prima squadra con il Chelsea, ho visto un giocatore pronto, ho visto un giocatore che sa dare del tuo al pallone, che dialoga anche con i compagni, che anche a volte è bello tosse in area di rigore, che è cattivo con la giusta cattiveria, che è un cecchino davanti alla porta. Mi è piaciuto anche l'approccio di Shomurodov, che l'ho visto contro il Betis, e mi è piaciuto molto, perché la prima palla che ha avuto l'ha messa subito in rete, poi la seconda ha preso a traversa, quindi cioè, ci sarà. E non dimentichiamoci neanche che la Roma Borja Mayoral, che è un attaccante importante, che l'anno scorso ha fatto bene, quindi sui gol ha fatti, sui 10-14 gol ha fatti, quindi insomma è un attaccante di livello. Non sarà un buon Bernato, però sicuramente era il suo primo anno alla Roma, e quest'anno potrà solo che migliorare con Mourinho. Finalmente abbiamo un allenatore secondo me adatto per cercare di centrare degli obiettivi importanti, che possa essere il quarto posto per il primo anno, che possa essere magari la vittoria della Conference League, o riportare un trofeo come la Coppa Italia, cosa da non dimenticare, perché intanto cominciamo, ci abituiamo a vincere, perché anche no, le altre squadre hanno portato a casa dei piccoli trofei, quando la Juve primeggiava praticamente in Italia con 9 scudetti consecutivi, almeno c'erano Napoli, Milan, Lazio che vincevano le Coppe Italia, Supercoppa eccetera, quindi insomma non è che sarà proprio un'egemonia in Coppa Italia, dico, della Juve, anche se ne ha vinta parecchie anche l'anno scorso, però no, almeno vincere qualcosa sarebbe già importante. E la Conference League secondo me è una competizione da portare alla Roma, considerando le squadre che ci sono in questo momento, che competono in questo torneo, quindi insomma c'è solo il Tottenham veramente che è forte, e se non lo incontriamo prima praticamente lo incontreremo in finale, quindi insomma io credo che la Roma, ammesso che la Roma chiaramente passa il turno tra Trabzonspor e Molde, poi vedremo giovedì contro chi giocheremo, e intanto io credo che tutto dipenderà da Abraham. Intanto Thiago Pinto è volato a Londra proprio intorno alle 13:35, è volato a Londra per chiudere definitivamente questa trattativa, anche per altri affari di mercato, ma soprattutto per Abraham. Abraham in questo momento non è perché chiaramente si gioca la Supercoppa Europea questa sera, quindi insomma Abraham è stato convocato, probabilmente non giocherà, ma non so se giocherà, credo di no, ma appunto è stato convocato per la Supercoppa Europea con il Villarreal, il Chelsea Villarreal, una partita che io mi vedrò sicuramente, perché insomma voglio vedere se proverà a giocare con Abraham o con altri giocatori. Comunque detto questo, Thiago Pinto è volato a Londra e proverà a chiudere la trattativa. Ragazzi, è inutile che ci giriamo intorno, perdere Dzeko è doloroso, però arriva un momento per tutti, no? Dzeko continuerà la sua carriera in Italia, perché si è adattato ormai al campionato italiano, sono 6 anni che gioca in Italia, questo sarebbe stato il 7° alla Roma, però chiaramente lui ha fatto la sua scelta, io non mi sento di criticarlo, perché ho grande rispetto per Dzeko, per tutto quello che ha dato alla Roma, per come si è sacrificato, ha avuto anche le sue belle critiche Dzeko, perché mi ricordo che insomma lo criticavano anche il primo anno, che dove ha avuto enormi difficoltà, ed è vero che ha avuto enormi difficoltà, nel secondo anno poi si è riscattato da grande, segnando 39 gol in una stagione,
Negli anni successivi comunque i suoi gol li ha sempre fatti, sia in Champions che in campionato. I suoi gol li ha sempre fatti in tutti i campionati in cui ha giocato. È un grande attaccante, è uno che è il giocatore bosniaco più forte appunto della storia della Bosnia, quindi sicuramente è un orgoglio per la sua nazionale, è il capitano della sua nazionale, ha un contratto importante con l'Inter che è riuscito a meritarsi, quindi bravo il suo procuratore che gli ha fatto prendere questi soldi, perché poi è anche una questione economica, perché andrà a guadagnare molto di più di quello che guadagnava la Roma. Quindi evidentemente c'è stata la volontà reciproca di non continuare più insieme. Io non mi sento né di criticare la Roma né di criticare Dzeko. La Roma la posso capire, ha venduto negli anni passati, ragazzi, siamo stati abituati veramente a delle cessioni dolorosissime con Salah nel pieno della sua attività agonistica, della sua gioventù calcistica, e non abbiamo battuto ciglio. Alisson venduto per cifre record, e non abbiamo fatto praticamente mercato, se non comprando Nzonzi, Pastore, questa gente qui. Negli anni passati sono andati via Marquinhos, abbiamo subito purtroppo gli allontanamenti di Totti e di De Rossi, e sì, su De Rossi si è battuto ciglio, su Totti la tifoseria si è divisa. Mi ricordo benissimo, Totti ci ha fatto anche un film, quindi insomma mi ricordo benissimo cosa si diceva all'epoca di Totti. E quindi abbiamo vissuto dei momenti molto più difficili di questo. Io credo che spendendo 90 milioni, per esattezza 87 o 90, più di 90, comunque 90, una novantina di milioni nel mercato, il primo anno senza cedere nessuno, se non gli esuberi, quali Florenzi, quali magari un top come Dzeko, solo un top che ne ricavi veramente pochissimo perché è irrisorio quello che vai a ricavare da Dzeko, fai una piccola plusvalenza, metti a posto il bilancio perché Abraham guadagnerà 5 milioni di euro netti, e quindi vai a risparmiare molto di più rispetto a quanto avresti con Dzeko, no? Se avessi ancora Dzeko e Rosa. E poi abbiamo un attaccante molto forte uzbeko che è Shomurodov, Zaniolo che è un giocatore in più, Esharawi, Mkhitaryan, Pellegrini, mancherebbe la ciliegina sulla torta che è il centrocampista, e non escludo nemmeno un ritorno in fiamma per Giaca, perché io continuo a dire che Giaca secondo me è un giocatore che può venire alla Roma, perché ancora il rinnovo non si è visto. Quindi io non so per quale motivo non ci possiamo provare se i Friedkin hanno messo un extra budget. È vero, tra 10 giorni comincia il campionato, ma c'è tempo fino a fine agosto per chiudere il mercato alla grande, e anche perché i grandi colpi arrivano alla fine del mercato. Quindi io sono fiducioso, bisogna essere fiduciosi in questo momento, e bisogna capire che la squadra va fatta in un certo modo e c'è bisogno di tempo, e forse si è perso fin troppo tempo all'inizio, stando dietro Giaca per 2 mesi, perché manca il centrocampista, manca il regista, però magari Tiago Pinto da Londra verrà con una sorpresa, o con 2 sorprese magari. Quindi io sono fiducioso. Poi se non dovesse essere così faremo tutte le critiche possibili, ma fino al 31 di agosto io non mi sento di giudicare ancora niente, perché il mercato è aperto. Quindi fino al 31 di agosto, finché loro, la società, i Friedkin, Tiago Pinto non dirà il mercato della Roma è finito, io ci credo, e credo fortemente in questo mercato e in questa squadra. C'è da migliorare, però come primo anno va bene, perché è un progetto triennale quello della Roma, dove intanto portiamoci a casa una coppetta e il quarto posto, poi penseremo magari a progetti più importanti quando sarà il caso, quando
l'anno prossimo magari entreremo in Champions, avremo delle entrate importanti alla Champions, quando anche le entrate del botteghino saranno importanti, perché prima o poi i tifosi dovranno tornare allo stadio con io non dico 12-15 mila che non ci fanno niente, ma 30, 40, 50, 60 mila spettatori, magari quando tutto questo sarà finito, per fortuna, e speriamo presto. E quindi tutti i club calcistici, vedete, la Juve sta avrebbe preso in altri tempi, in due minuti, sia Pjanic che Locatelli. In questo momento non ha le risorse economiche per prendere Locatelli. Ricordiamo che la Juventus ha fatto un aumento di capitale di 400 milioni di euro tramite l'Exor, e Friedkin ha fatto un aumento di capitale e farà anche un aumento di capitale entro il 2021, entro la fine del 2021, di altri 200 milioni di euro. Quindi insomma, e ne ha messi altri 30, se non sbaglio, o 40 ultimamente nel mese di luglio. Quindi insomma, io credo che più di questo Friedkin non potevano fare. Stanno mettendo soldi loro, a differenza del suo predecessore, non voglio neanche nominarlo. Quindi io mi ritengo soddisfatto e mi ritengo, cioè, aspettiamo chiaramente prima di cantare vittoria, ma io credo che gli intenti ci sono tutti e i presupposti ci sono tutti, perché Abraham è un giocatore da Roma. Io lo invito non a vedere nelle skills, su YouTube, io invito a vedere proprio delle partite vecchie di Abraham col Chelsea, con Lampard allenatore, e vedete quello che è capace di fare questo giocatore, che veramente magari il primo anno, le prime partite è stato anche grezzo come giocatore, ma poi si è riscattato da grande. Io lo seguo da tanto. Certo, aveva un giocatore come Giroud, aveva un giocatore importante davanti, però lui si è ritagliato uno spazio considerevole, tant'è vero che Giroud poi alla fine è andato via. Poi c'è sempre di meglio, certo, se mettiamo a confronto un 23enne come Abraham con un 26enne, 28enne come Lukaku, chiaramente non c'è partita, ma Abraham ha tanti margini di miglioramento. Io mi sento di dire che Abraham è il nuovo Lukaku, diventerà il nuovo Lukaku, perché come gol, come stazza fisica eccetera, come stazza fisica nel senso come bomber, come presenza della di rigore, c'è e c'è veramente. Bene, io vi ringrazio, vi saluto, appuntamento a domani. Mi raccomando, leggete sempre romagiallorossa.it e scaricatevi l'app. Un saluto.